Ed eccoci nuovamente in diretta 99.8 di Radio Yes, questa è Roma Anch'io e vado subito a ricordare il tema di cui stiamo parlando questa sera, magari per coloro che si fossero sintonizzati all'ascolto soltanto ora. Stiamo argomentando in merito alla proposta del ministro della difesa La Russa di un confronto in Parlamento sulla possibilità di armare i caccia per la missione di pace che l'Italia sta svolgendo in Afghanistan, e ne parliamo con l'onorevole Marco Marsilio del Popolo della Libertà. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. Buonasera onorevole, eccoci qua. E allora, cosa pensa in merito alla proposta del ministro della difesa La Russa? Penso che il ministro La Russa ha fatto molto seriamente una proposta al Parlamento, dicendo che dobbiamo ragionare di questa opportunità o di questa necessità. Io penso che più che fare uno scontro ideologico, bomba o non bomba, che è peraltro anche anacronistico, come se ci fossero pacifisti da una parte e guerrafondai dall'altra, noi dobbiamo più seriamente e serenamente farci dire dallo Stato Maggiore della Difesa, dai nostri servizi segreti militari, quali sono le condizioni migliori per garantire la sicurezza dei nostri soldati, perché decisioni che poi prende il Parlamento possono provocare più morti o possono aumentare la loro sicurezza. Insomma, noi dobbiamo avere questa responsabilità e prima di tutto dobbiamo farci dire dalle forze armate quali sono gli strumenti di cui hanno bisogno per garantire questa sicurezza e per garantire appunto una maggiore protezione. Dopo averci spiegato questo aspetto, sta ovviamente alle forze politiche, al Parlamento decidere, ma credo che la decisione sia largamente condizionata da questo dato tecnico di fondo. Ecco, onorevole, secondo lei però questa situazione che si paventerebbe in caso di risposta favorevole, ossia l'armamento dei caccia, non cambierebbe la natura della missione? Anche su questo io penso che non si possa continuare a, diciamo, con un sottile velo di ipocrisia, a non affrontare la natura del problema. La missione è comunque e resta in ogni caso una missione tesa a riportare la stabilità e la pace in una regione che è devastata da decenni di guerre civili, terrorismo, e che era diventata il santuario del terrorismo internazionale, nel quale si faceva, diciamo, addestramento e copertura, arruolamento di terroristi che poi andavano a seminare il panico in tutto il mondo, morte in tutto il mondo. Per questo è stato necessario l'intervento ha avuto una sua efficacia, il suo scopo, perché ricordiamoci che prima di allora l'Afghanistan era appunto in mano ai talebani ed era il paese praticamente crollato e tornato indietro di decenni se non di secoli sulla strada del progresso civile. Ora mettere quel paese sulla strada del rispetto dei diritti civili e di una maggiore democrazia, per quanto insomma compatibile con, certo, la cultura del luogo e di quelle popolazioni, è un percorso difficile, duro, però non possiamo, diciamo, fare finta che non ci siano lungo questo percorso persone che attaccano militarmente organizzati le forze armate, le forze di polizia, i soldati di qualunque nazione, compresi quelli afghani del governo legittimo, perché se il governo legittimo afghano avesse la forza e fosse già oggi in grado di difendere il proprio territorio e le proprie forze, le proprie istituzioni, non ci sarebbe alcun problema ad andare via, come piano piano si è andati via dall'Iraq e si è restituito l'Iraq al suo governo legittimo una volta che ha cominciato a dimostrare di avere in mano la situazione e comunque una volta che l'addestramento delle sue forze è stato sostanzialmente completato. Quindi se per poter scortare i convogli, fare in modo che possano arrivare gli aiuti a destinazione, tenere sotto controllo villaggi remoti, è necessario aumentare la capacità di intervento militare di chi deve fare queste scorte, io penso che si debba semplicemente dire di sì e non si possa fare finta che in quel paese bastino le buone intenzioni, perché di buone intenzioni è lastricata la strada dell'inferno. Rischiamo di trasformare
altrimenti i nostri soldati, come anche i soldati delle altre nazioni impegnate nel contingente della NATO, in un bersaglio mobile, un tiro al piccione che è francamente insostenibile fare. Ecco, onorevole, le volevo chiedere questo, una valutazione di carattere però più generale, che adesso prescinde dalla presenza italiana, dal ruolo svolto dall'Italia. In sostanza, in Afghanistan in questi anni abbiamo assistito appunto ad una missione più di carattere prettamente militare, appunto portata avanti dagli americani, e l'altra una missione appunto di pace a cui partecipava l'Italia. Ecco, lei non ha l'impressione che la guerra in Afghanistan, quindi la missione più prettamente militare, sia sostanzialmente fallita, che non abbia sostanzialmente raggiunto i propri scopi? Perché alla fine è vero che una parte consistente del territorio è stato sottratto ai talebani, ma comunque hanno ancora una presenza notevole nel territorio. Ecco, lei che valutazione dà di questo, e soprattutto che futuro vede nei prossimi mesi per l'Afghanistan? Come ci si dovrebbe muovere secondo lei? Io temo che troppo spesso ci sia, in questi percorsi si paghi l'indecisione e anche appunto questo timore di dover chiamare le cose con il loro nome, quindi naturalmente per ogni nazione è difficile spiegare, soprattutto nelle democrazie dove bisogna convincere il popolo delle proprie scelte, quindi in anni magari segnati anche da crisi economica, andare a spiegare che bisogna utilizzare i soldi dello Stato, i proventi delle tasse per andare a finanziare costose operazioni militari che per rendere sicure ed efficaci queste operazioni militari, naturalmente non è che si può risparmiare più di tanto, quindi inizia una sorta di circuito vizioso per cui spendere si deve spendere, ma non si può spendere troppo, allora le forze e le risorse che si destinano sono appena sufficienti, ma non così presenti da poter garantire un efficace controllo del territorio, quindi spesso ci si ritrova in questo imbuttetto dove le democrazie pagano il limite delle loro capacità decisionali. Purtroppo un prezzo che dobbiamo pagare, perché naturalmente nessuno di noi si augura di avere a che fare con governi che non siano democratici, però dobbiamo essere consapevoli di questo aspetto, che mentre gli stati autoritari o dittatoriali non devono chiedere il permesso del loro popolo per scatenare guerre o per affrontare conflitti o per in ogni caso decidere come utilizzare le proprie risorse, negli stati democratici ci si confronta. Certo. Anche con questo elemento, e spesso è impopolare o comunque difficile da spiegare che c'è un interesse superiore. Io credo che questo interesse superiore ci sia, non starei qui se no a difendere la missione, a dire che fa bene l'Italia a stare in quel teatro, a rimanerci, a starci con decisione, e io credo che si debba anche in maniera seria e responsabile dire anche che se appunto i nostri soldati stanno lì devono potersi difendere, devono poter agire in pienezza di mezzi, di capacità decisionale, devono sentirsi le spalle coperte da tutta la nazione, non possiamo appunto assistere allo stillicidio degli attentati e dei lutti facendo finta di niente o facendo finta che non ci riguardi, o scoprendo soltanto quando appunto qualche attentato va a termine e tornano le bare avvolte dai tricolori che quella missione è pericolosa. Io sento e continuo a usare questo termine, c'è troppa ipocrisia. Quando si dice una missione di pace non vuol dire che non si possa sparare o che non si [S2] Certo. [S1] Debba sparare o che non si sia costretti a dover usare le maniere forti. Non andiamo lì per imporre il nostro regime o per sottrarre risorse, per rubare giacimenti o cose del genere come poteva accadere nei secoli scorsi in epoca di colonialismo. È un discorso, chi ha ancora questo riflesso condizionato è rimasto indietro nella storia. Penso che sia appunto importante che la comunità internazionale intervenga dove ci sono delle realtà
fuori dal controllo civile e che minacciano la sicurezza degli altri stati e della comunità internazionale, così è stato in Afghanistan, lo abbiamo fatto, penso che adesso si debba usare tutta l'energia per rendere fruttuoso questo intervento e anche per non vanificare il sacrificio di chi è stato lì, certo, e ha speso la propria vita. Bene, onorevole, noi la ringraziamo molto di questo intervento. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie all'onorevole Marco Marsini.